conosco da circa 4 anni e ti ho conosciuto tramite un video tipo come fare le paste modellabili. Che si... Chiara, dici la verità, quanto stai fremendo per maneggiare e toccare questo slime? Mamma mia, è troppo. Yolanda Zitz. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Allora ragazzi, oggi sono tornata con un video super spettacolare che in realtà il 70% di voi mi ha suggerito sia su Instagram sia su YouTube. E oggi finalmente ho preso in considerazione i vostri commenti e andrò a chiamare uno di voi per fare lo slime al telefono con me. Come ho fatto per chiamare uno di voi prima che voi me lo chiediate? Come sapete, io ho un sito e tramite questo sito io ho praticamente dei numeri di telefono che possono essere dei vostri genitori o vostri. Io cosa ho fatto? A caso ho scelto un foglio e ho contattato prima tramite mail il diretto interessato e poi con un numero che ovviamente è stato creato apposta ho provato a contattare questa persona. Prima me ne hanno risposto i genitori, ovviamente perché il numero dei genitori, ho parlato con la madre e hanno accettato ovviamente e quindi adesso posso fare la videochiamata con questa ragazza che la diretta interessata ovviamente che mi segue. Quindi adesso chiamiamo questa ragazza che si chiama Chiara e vediamo un pochettino se ci risponde. Ma prima di iniziare lasciate un bel pollice in su se vi piacciono questi video, ovviamente iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche, andate a vedere ovviamente il video della mia canzone e niente, facciamo un giochino, vediamo, indovinate la parola che sto per dire, vediamo. Vediamo un pochettino se indovinate la parola che ho detto. Allora, ora iniziamo, chiamiamo Chiara e vediamo come farà lo slime. Sono molto emozionata perché è la prima volta che un fan fa lo slime al telefono con me. Ciao ragazzi, sono Chiara, purtroppo io l'ho perso la registrazione schermo e quindi stiamo rimediando facendo questo video per farvi vedere. E niente, vi voglio bene, spero che il video vi piaccia. Chiara, se vuoi puoi salutare. Ciao. Eccola qua Chiara. Oggi Chiara cosa farà insieme a me? Farà lo slime, perché io questo slime che lei creerà e sceglierà e farà lei con le cose ovviamente che ho io poi glielo manderò e glielo spedirò. Quindi Chiara è contenta? Chiara sei contenta? Sì, molto molto. Chiara è contenta, sono contenta. Allora, tu hai visto già ovviamente qualche mio video? Di questa serie. Ok, perfetto. Allora, vogliamo dire che già l'ho detto all'inizio, però diciamolo che tutti d'accordo, i due genitori d'accordo. Sì, ok, diciamolo perché non c'è mai qualcuno che abbia da ridire, quindi tutti sanno tutto. Ok, quindi a posto. Allora, Chiara, lei anche è un'assidua sostenitrice degli slime e anche lei fa molto spesso gli slime. Essendo una mia fan, cioè, ovviamente penso che sia anche normale. Ok, allora Chiara, tu quindi sai, dimmi tu la cosa che vuoi per fare la base del tuo slime. Allora, vinilica, dai. Vinilica, ok, quindi onore a te di fare la colla, di fare lo slime con la colla della Elmer's. È super super densa, vuoi la schiuma da barba e crema? Io te lo suggerisco sempre, poi vedi tu se le vuoi. Forse un po' di crema. Forse un po' di crema, sì. Allora, mettiamoci la crema dentro lo slime. Ti faccio scegliere il colore. Che colore vuoi? Oddio, che scelta la tua. Lo so. Io ho tutti i colori che vuoi, quindi qualsiasi colore tu mi dica io ce l'ho. Quindi devi scegliere solo tu. E allora, rosa. Rosa, ok, allora prendi. Va bene, allora prendiamo il rosa. Vediamo cosa esce. Allora, io per te, come per tutti coloro che fanno lo slime con me in videochiamata, ho dei profumi. Ovviamente perché il tuo slime deve essere profumato. E Chiara è contenta. Allora, lo slime sta venendo proprio rosa chiaro. È un pastello super pastelloso. Giusto un altro pochettino.
Così viene giusto un pochettino più acceso. Ok, allora io per te ho quattro profumazioni e tu dovrai scegliere quella che vuoi di più. Poi se te ne piacciono due e vuoi che le vada ad unire, per me va bene comunque. Allora, per te ho chocolate chip, quindi cookie, poi crema alla vaniglia, marshmallow e Big Bubble. Cosa vuoi? Allora, tutti mi piacciono, Lo quindi so. allora. Penso marshmallow. Marshmallow. Mescoliamo il profumo di Chiara dentro lo slime. Eccolo qua. Perfetto, ragazzi. Ecco qua. Allora, adesso è arrivato il momento delle decorazioni. Allora, mettiamo questo da parte e ti faccio vedere un po' di cose che ho. Tu hai già qualche idea più o meno di come vorresti fare il tuo slime? Tu magari No, quindi improvviso. improvvisa. Allora, dimmi cosa vorresti e io ti dico se ce l'ho. Vediamo. Vabbè, di glitter ce n'è in quantità industriale, Sì, quindi. di glitter ce ne ho tantissimi. Mi devi dire solo di che colore li vuoi, come li vuoi. Ho i flakes. Sti flakes qua. Ho questi qua che sono bellissimi. Anche questi qua super iridescenti. Li faccio vedere. Questi sono belli. Io li faccio Questi sono vedere. molto Diciamo belli. che la maggior parte di quelli che fanno lo slime scelgono sempre questi. Non capisco perché. Forse perché sono spettacolari. Poi vuoi. Vediamo. Io ti faccio vedere pure quello che c'ho. Vuoi qualche pallina dentro? Volevo tipo con la neve, tutto cloud, bello. Se lo puoi fare, poi non lo so. Bene. Ok. Allora. No, vabbè, la neve l'aggiungo alla fine, quindi se tu mi dici che lo vuoi con la neve, lo vuoi, quindi drizzly, snow. Sì, più o meno, sì, quello sì, Ok, lascia fare, mi hai tranquillo. spiazzata perché non avevo la neve, quindi la devo andare a prendere. Vuoi qualche altra cosa prima di aggiungere la neve dentro? Perché ho tantissime cose, vuoi gli sprinkles? Sono dei cuori che sono tutti pastello. Ah, questi, sì, sono carini, Ok, mi piacciono. quindi cuoricini pastello. Andiamo a mettere i cuoricini pastellosi dentro lo slime. Poi ne metto un po' adesso, poi dopo ne metto altri perché ovviamente essendo poi un Drizzly Cloud Slime, meglio mettere le cose dopo dentro e non prima. Allora, vediamo cosa ti posso proporre più. Io ho tante cose, c'ho tipo delle stelline, cuoricini, c'ho gli unicorni. Ti faccio vedere tutti i glitter che ho. Dimmi tu. Ok, Allora, erano carini quelli ad un giorno che erano strabelli. quindi te ne metto un po' adesso. Già, li ho persi, dove stanno? Te ne metto un po' adesso e un po' dopo. Ecco qua. Eccoli qua. Ah, c'ho pure questi che non ti ho fatto vedere. Questi sono bellissimi. Sono delle. Si chiama Sugar Rush questi glitter. Cioè, guarda quanto sono. Oddio, sì, metti pure questi. Ragazzi, c'è cioè, ma proprio, Allora, questi qua li metto un po'. Poi se ti piace qualche altra cosa me lo dici, ti è piaciuto qualche altra cosa da quelli che ti ho proposto? No, questi sono carini, ci stanno bene. Sì, dai. Questi ti piacciono. Allora, per il momento lo slime di Chiara è così, cioè ora non si vede niente, però fidati che sta venendo molto molto Vabbè. bene. Allora, Mi fido, mi fido. Adesso, siccome mi ha presa alla sprovvista perché non c'avevo la neve sotto mano, grazie Chiara, devo andare a prendere la neve e la devo andare a dissolvere. Ma prima di andare a prendere la neve, facciamo che addensiamo lo slime. Secondo me tutti saranno curiosi. Allora, Chiara, facciamo questa cosa. Ti faccio un paio di domande. Vediamo se mi rispondi. Allora, da quanto tempo sei mia fan? Racconta un po' la tua storia di come mi hai conosciuto, da come mai sei mia fan, capito? Così almeno Allora, sanno. intrattengo. Sì. Ti conosco da circa 4 anni e ti ho conosciuto tramite un video tipo come fare le paste modellabili, che siccome non c'avevo la colla per fare lo slime, Guardate. potevo fare solo quelle che poi erano venute una schifezza perché non sapevo fare quelle cose. E quindi ero per terra e ero tipo col telefono e con tutta la roba, poi ho spostato tutto, mia madre si è arrabbiata e quindi.
Ottimo! Quindi ragazzi, Chiara mi conosce da 4 anni, è una super fan, super super super. Ora intanto lo slime si è quasi formato. E dimmi Chiara, qual è il tuo slime preferito? Il Butter Crunch, perché è l'unione tra i miei preferiti, cioè quindi lo adoro. Allora ragazzi, sono qui, sono andata a prendere la neve e l'ho messa nel bicchiere di Starbucks, cioè che tutto dire. Mettiamo la neve poco alla volta. Ah, anche Chiara, perché Chiara ha preso un sacco di volte i miei slime dal sito. Quindi quindi top. Allora, aggiungiamo la neve poco alla volta, mano a mano, per far diventare lo slime snow barra drizzy. Allora, così bisogna fare, ragazzi. Quando voi volete fare uno slime snow, a parte che la neve deve essere una neve buona, dovete aggiungere la neve poco alla volta, piano piano, e mescolarla dall'alto verso il basso. Allora, mescoliamo bene, in questo modo. Io poi dopo... Ah, non ti ho fatto scegliere una cosa importante, ossia lo charm. Che charm, che charm vorresti? Dimmi un poco. Oddio, io ho tante cose, quindi dimmi un po' tu. E tipo te adesso a portata di mano cosa fai? No vabbè, io ho la busta alla terra, però tu dimmi cosa hai in mente e ti dico se ce l'ho oppure no. Non lo so, siccome profuma di marshmallow, una cosa tipo tema caramella, una cosa. Ok, c'ho proprio il marshmallow se vuoi. Ah, ok, allora perfetto. Vedi? Vedi? Che ho tutto? Ok ragazzi, allora ci siamo quasi. È bellissimo! Raga, perché voi più mescolate così, più la neve si incorpora e più diventa, diciamo, omogeneo lo slime e più diventa drizzly. Ta-da! Guardate qua che meraviglia. Adoro. Chiara, dice la verità, quanto stai fremendo per maneggiare e toccare questo slime? Mamma mia, troppo. Ok, allora, raga, grazie mille a tutti per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato un sorriso. Grazie Chiara per aver partecipato al mio video. Io vi mando un bacio e un abbraccio e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye! Ciao!